Un'aula relax all'Istituto Comprensivo di Scalea per gli alunni della scuola primaria. Un'idea venuta fuori dal gruppo di studenti che lo scorso anno ha lasciato la scuola e che è stata attuata con l'obiettivo di ampliare gli orizzonti. È stata ideata dai bambini nell'ambito del progetto Fuori Classe, realizzata con il contributo di Save the Children. L'inaugurazione si è svolta nella mattinata di ieri alla presenza del sindaco Gennaro Licursi, dell'assessore Vittorino, del dirigente Saverio Ordine, dei genitori rappresentanti, delle insegnanti e naturalmente degli alunni protagonisti assoluti dell'evento. L'aula relax è un'idea in evoluzione, è stato detto. Si pensa di allargare gli orizzonti anche alla biblioteca e alle altre iniziative. La cosa importante è che è un percorso di partecipazione, anche magari in accordo con le istituzioni, utilizzare la biblioteca comunale, che è uno spazio un po' morto, diciamo, che non viene adeguatamente utilizzato. Cioè, per fare in modo che davvero sul territorio, un territorio che poi non offre moltissimo, lo sappiamo, per vari motivi, insomma, che la scuola possa essere anche uno degli attori principali, ovviamente in concerto con tutti gli altri componenti della comunità educante. Forse si risolverebbero anche tante, si accorcerebbero tante distanze, si risolverebbero un po' di problemi che ci sono oggi nel rapporto tra scuola, famiglia e territorio. Il dirigente Saverio Ordine ha evidenziato l'importanza del progetto. È l'idea da cui si parte, che è la partecipazione dei ragazzi nella progettazione degli spazi, delle attività, di tutto. Perché? Perché in questo modo pensiamo che i ragazzi possono sentire la scuola una cosa loro, così come tutti gli spazi pubblici, e quindi anche contribuire a mantenerla questi spazi, no? Quindi senza imbrattare, senza distruggere, perché lo sentono come una cosa che hanno dato loro e che è proprio, è loro, no? Quindi noi speriamo che questo poi si estenda ai cittadini domani anche su tutti gli altri spazi pubblici. Il sindaco Licursi, per l'inaugurazione della nuova aula relax, ha evidenziato l'importanza del percorso intrapreso ed ha confermato la presenza dell'istituzione del comune di Scalea nella vita scolastica. Quindi siamo qui, i ragazzi sono entusiasti, speriamo che questo percorso continui con la stessa entusiasmo, con lo stesso dibattito che c'è oggi, e noi siamo qui come istituzione a sostenere. La cosa che mi preme anche dire è questa, però, che questo è uno degli aspetti per i ragazzi, no? Che noi dobbiamo guardare, cari genitori, ma noi dobbiamo guardare alla scuola, voglio dire, con un occhio particolarissimo, perché ci sono tante difficoltà a cui noi ci troviamo a dover affrontare e dover anche cercare di risolvere. I protagonisti, gli alunni, ecco l'idea venuta fuori dal progetto Fuori Classe. Questo progetto è stato realizzato grazie all'approvazione delle nostre proposte con la collaborazione delle insegnanti. Per fare questo è stato istituito un consiglio di classe composto da alunni delle quarte e delle quinte, con i loro relativi portavoce. Il compito dei portavoce era quello di raccogliere le proposte della classe, per poi esporli al consiglio affinché venissero approvati. In quest'aula avremo la possibilità di discutere delle nostre esperienze e di confrontarci su vari interessi. Ringraziamo le maestre che ci hanno sostenuto dandoci preziosi consigli ed in particolar modo il nostro preside Saverio Ordine, che ha approvato il progetto mettendo a nostra disposizione un'aula nel plesso scolastico. Un ringraziamento va anche a Maria Oliva, che ci ha seguiti in questo progetto lo scorso anno. Un grazie di cuore va al nostro sindaco Gennaro Licursi, che ha provveduto ai lavori di ripristino dell'aula. Non per ultima l'associazione Save the Children, che ci ha fornito tutti i materiali utili e ci ha dato questa bella opportunità di partecipare alle decisioni importanti. Infatti, insieme a loro, abbiamo coniato il nostro slogan: prima di un compito importante ci vuole una pausa rilassante.